simbolo di pace e di rinascita. In occasione della Giornata Nazionale dell'AVO, l'Associazione dei Volontari Ospedalieri, giunta alla 13ª edizione, il gruppo delle volontarie torresi ha voluto piantare un alberello di ulivo in un'area verde all'esterno dell'ospedale Maresca. Oggi siamo riuniti nel nostro ospedale Maresca per festeggiare il 13esimo anno della Giornata Nazionale dell'AVO, che cade sempre il 24 di ottobre di ogni anno. Da suggerimento del nostro presidente nazionale abbiamo preso una piantina d'ulivo che è un segno di pace e di rinascita per far sì che noi volontari che abbiamo lasciato il servizio da tanto tempo per la pandemia un pochettino alla volta rinasciamo, così come una pianta che diventa secca non muore, però un po' alla volta cresce e rinasce e fiorisce. Il nostro amico Vincenzo ci ha dato una mano, ha fatto una bella buca, piantiamo questo alberello e noi lo cureremo come dobbiamo curare i volontari, che un po' si sono dispersi perché la pandemia ha toccato un po' tutti quanti e un po' hanno deciso, hanno paura e non vogliono tornare in ospedale. Comunque noi riprenderemo il servizio un po' alla volta, faremo un po' di accoglienza. Un'iniziativa simbolica, intesa come ripartenza graduale delle attività dell'associazione. Una piantina da curare, così come è importante far rinascere ed implementare la struttura sanitaria torrese. Questo è il messaggio diffuso. Un momento che ha visto la partecipazione delle volontarie, coordinate dalla presidente Raffaella Petrillo. Ogni volta che la guardiamo sappiamo che il 24 ottobre 2021 ha segnato il tempo della rinascita. Questo è il simbolo della rinascita. È bello, bellissimo. E facciamo un applauso a tutti quanti. A Vincenzo maggiormente. Vincenzo ha fatto la buca.